che svolgono, hanno un compito, no? Che probabilmente diciamo, presenta alcune criticità che sono quelle che dicevi tu, cioè l'analisi delle schede può non può dicevi forse una cosa, può fare confusione, no? Se analizziamo tutte le schede in contesti diversi, no? Che provengono da contesti diversi, no? Questa è l'osservazione giusto che io ho colto da te. Quindi probabilmente dobbiamo costruire, capire quali strumenti possono mettere meglio in evidenza le specificità dei contesti. Ma perché? Perché ricordiamoci che noi siamo studenti. Cosa vuol dire? Cosa vogliamo fare? Costruire la legge assoluta sulla povertà per Caritas o mettere in trasparenza la complessità dei contesti in cui Caritas agisce e delle persone con cui entra in relazione in contesti diversi che non sono gli stessi, Fano, Casa Betania, Pergola, no? Sono contesti diversi. Però siccome i contesti sono diversi, è inutile che immaginiamo di fare la legge sulla povertà. Dobbiamo, cioè, però probabilmente, così come già è emerso da voi, abbiamo bisogno di strumenti che mettano in trasparenza questa cosa. Quindi non strumenti che appiattiscano, che come dici tu giustamente possono fare più confusione, ma anzi strumenti che permettano di evidenziare le specificità dei contesti. Che potrebbero, questo io appunto lì così, potrebbero essere dei momenti tipo dei focus group territoriali, qualitativi, per specifico contesto, no? Che possa essere occasione di riflessione su quello specifico contesto. Sto dicendo tante cose, fermatevi, fatemi delle domande se ci sono. Ok, ci siamo? Abbiamo bisogno di una pausa? Sono le 7:15, vado avanti. Tiriamo, ok. Ci siamo. Benissimo, perfetto. Chiudiamo un po' prima. Ci siamo su questo, va bene? Faccio un burrone solo e riesco. È per spezzare un attimo. Esatto. È per spezzare un attimo, c'ho un neurone che sta andando di qua di là, diciamo di più. Lo sento affaticato, lo sto faticato, però. Anche semplicemente alzare dalla serie. Gli dico forza ragazzo, vai a. Perché mi è rimasto solo quello, si fulminasse di nuovo. Okay. No, l'unica cosa sì. Che mi è venuta in mente lei mentre parlava, nella presenza, ma ha presente che esatto, ha presente davanti, persona molto semplice, non è istruita. Però il discorso è questo, in poche parole, noi quando siamo sulla scheda dopo aver affrontato. Aver ascoltato la persona, noi praticamente siamo quella pena che lei parlava all'inizio, siamo quell'inchiostro che butta fuori il pensiero e non dà, e dà la speranza a quella povertà. Assolutamente, assolutamente sì. Esatto. Neurone ce l'hai fatto. Sulla quale ci stiamo interrogando, no? Sul modo di mettere in trasparenza questo della speranza, anche, che non è una roba facilissima, né tantomeno non è proprio una roba misurabile, no? Secondo questi paradigmi, no? No, adesso la misura. Io ad esempio sto poco accendendo su una misura, magari una pochi degli aspetti personalizzati, e raccomando sempre anche alle signore che sono. Se avete difficoltà nella compilazione della scheda, lasciate perdere la parte dei codici e quant'altro, scrivete le note sul quaderno
riesce bene la situazione della persona, perché una volta che la persona si è recata al centro ascolto, è stata intercettata dagli operatori, però la scheda, che comunque è un raccoglitore di informazioni un po' così oggettive, non mi racconta realmente quella che è la situazione che loro hanno vissuto, hanno ascoltato, eccetera. Quindi la nostra metodologia è quella di comunque appuntare meglio le informazioni, o comunque di rimandare quella persona a un colloquio di approfondimento con altre persone, in modo che con una calma più tranquilla, più in tempo, si cerca di capire meglio la situazione e cercare anche delle azioni da fare. Altro? Per chi non utilizza schede, per chi non ha strumenti standardizzati per... Dipende qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di mettere in trasparenza esperienze che necessariamente sono meno manifeste, no? Meno, sono necessarie, sono diciamo sotterranee, esatto. Si può immaginare degli strumenti diversi, ma a maggior ragione se sono sotterranei in contesti dove comunque il bisogno c'è sicuramente, cioè a maggior ragione trovare degli strumenti, cioè se l'obiettivo è quello di mettere in trasparenza. Allora, adesso mi viene da fare una precisazione sull'obiettivo, no? Perché abbiamo parlato di bene l'obiettivo che abbiamo. Mi sembra di cogliere due grossi, diciamo, temi rispetto all'obiettivo. Uno è quello, diciamo, più interno, Caritas, che è quello della valutazione, interno. Cioè questa cosa che viene fatta lì, come dire, funziona e soprattutto può essere fatto meglio, no? Dall'altro, l'altro bisogno che io colgo è quello invece della messa in trasparenza di quello che si fa, un po' verso l'esterno. Ora, questi due obiettivi sono diversi, non ce lo dobbiamo dimenticare. Magari hanno anche degli strumenti diversi. Una parte di quello che utilizziamo per la valutazione può essere utilizzato per fare rendicontazione all'esterno, ma non necessariamente, cioè gli obiettivi sono diversi. Questo dobbiamo averlo chiaro noi. Se vogliamo fare valutazione ad uso interno, costruiamo un progetto di valutazione che ha come obiettivo quello di capire come essere più efficaci nell'azione che Caritas fa in quel territorio, in quel posto, no? Quel servizio. Se abbiamo invece bisogno di mettere in trasparenza e, per esempio, adesso lo dico così in maniera semplicissima, fare un articolo sul giornale, andare a parlare con l'amministrazione, cioè mettere in trasparenza quello che facciamo, raccontare quello che facciamo, allora gli strumenti devono essere diversi, però l'obiettivo dobbiamo essere chiaro. Perché poi a volte mi riferisco al fatto del banco alimentare, sì, che da tanto, da quando adesso è passato a Pesaro, comunque negli ultimi anni siamo tenuti a fare quello, davvero ci vuole a noi la delicatezza sua, perché è una cosa che subito mette una gran barriera, in quanto devi prendere nome, cognome, codici fiscali e quant'altro, di persone che abitano in un quartiere, che non sono di passaggio e che quindi, per la conoscenza che si ha, si aspettano quasi in fiducia, però in maniera delicata si è riuscito a fare tutto questo schedario per poi avere, io dico, il banco alimentare ben venga, ma a volte è abbastanza, questo l'abbiamo sempre detto, abbastanza mortificante per noi dare come se fosse un qualcosa ogni 15 giorni che non basta effettivamente neanche per due giorni e poi manca tanto di altro. Per cui ecco, questa cosa delle schede, forse è venuto il tempo, almeno nella nostra situazione, noi leggiamo che nell'affiancamento
raffredda la relazione, anche perché siamo tenuti, ad esempio, per il mantenimentale anche a mettere il cartello fuori dalla porta, in maniera che se ci fosse un controllo ci deve essere questa cosa, così, ecco, noi ce lo siamo tolte da sole, perché per quello che riguarda i dati poi fa fede il fatto del banco alimentare, quelli sono le persone a cui ci affianchiamo, e va fatto una volta l'anno, e poi per il resto è tutta una relazione personale. Il tema della burocratizzazione dell'aiuto, no? Già in sé per sé potrebbe meritare, no, una riflessione, una raccolta dei dati dal punto di vista degli operatori, dal punto di vista delle persone che chiedono. È un tema sicuramente diciamo centrale e anche delicato, che però è un tema cruciale. Avevi una domanda, cioè volevi farmi una considerazione è assolutamente, ed era anche la consapevolezza, no? Poterselo dire e anche metterlo in trasparenza, questa cosa ci limita, ci facilita, questo dobbiamo cioè, avere la consapevolezza, adesso io sparo su di questa roba, però avere consapevolezza che ci facilita le relazioni con le altre istituzioni, perché mette appunto in trasparenza quello che facciamo, nello stesso tempo però rischia di inficiare la relazione di aiuto, no? Io avevo una domanda, quando te prima dicevi strumenti che possono evidenziare le specificità dei territori e delle parrocchie, portando ad esempio del focus group, sì, magari se ci dai qualche dritta, sì, e se ci sono anche altri strumenti. Okay, perfetto, grazie. Allora, direi di fare un passaggio veloce su alcune cose. Questo lo andiamo avanti. Allora, questa secondo me è la cosa importante, cioè, vediamo un attimo, ecco. No, forse, anche. Così. Gli strumenti possono essere moltissimi, ma la cosa più difficile è avere chiaro qual è l'obiettivo. Se abbiamo chiaro l'obiettivo, lo strumento è facile facile. Però è normale che un'organizzazione che fa tante cose e che ha tante teste impegnate, anche e soprattutto diciamo nel quotidiano, è normale che un'organizzazione non sempre possa avere, diciamo, chiarissimo, oppure inizia una cosa attribuendo a quella cosa obiettivi diversi. Cioè è normale che questo succeda. E lo spazio della formazione è lo spazio in cui l'organizzazione si ferma, aiutato da un facilitatore, per fare chiarezza su questo. Quindi, diciamo, è tutto legittimo, è tutto un gran classico, diciamo. No? È proprio, diciamo, è così. E la conoscenza all'interno di un'organizzazione passa dalla sua capacità di fermarsi, diciamo, con un facilitatore, che può essere anche all'interno dell'organizzazione, per capire, interrogarsi sugli obiettivi e quindi poi sugli strumenti. Diciamo, la maturità dell'organizzazione sta in questo, perché è il processo che gli permette di apprendere su quello che fa e quindi di essere sempre più efficace. Cioè, noi stiamo parlando di tante cose, ma tutto deve essere molto concreto, non siamo qui a fare, diciamo, riflessioni, siamo qui per capire come essere più efficaci nella nostra azione, concretamente. Eppure, nonostante tutto quello che dice, io non riesco a capire come posso essere più concreta. Se il mio neurone come quello di Pietro ormai è... Apprezzo moltissimo! Sono tendenzialmente una persona molto pratica, sì, e avrei bisogno, sì, avrei voglia a chi mi tende una mano
di saper dare delle risposte. Sì. Quindi sono venuta qui proprio con questo intento di avere un bagaglio più ricco per poter dare una mano in modo più concreto. E faccio fatica a seguire, non lo so perché, probabilmente perché è un discorso è molto basato sulla teoria, non lo so, forse avrei bisogno di degli esempi più pratici. Ok, assolutamente capisco, e infatti quando ho ascoltato le vostre aspettative ho detto subito, non so se, anzi sono sicura che non sono capace di rispondere alle aspettative di tutti, soprattutto a chi, diciamo, arriva con il bisogno individuale di arricchire la sua cassetta degli attrezzi per rispondere meglio ai bisogni della persona che arriva. Io non sono capace di rispondere, diciamo, nell'immediato, perché non sono qui come psicologa che le dico: allora, conviene, adesso faccio un esempio, attivare un tipo di relazione empatica che passa dall'osservazione della persona, dal volgere lo sguardo della persona, per esempio, non guardandolo fisso negli occhi, perché questo può inibire la sua partecipazione al dialogo, ma per esempio guardandolo al centro qui sul naso, perché così lui si sentirà meno osservato e faciliterà, no, la sua predisposizione. Oppure non sono qui a dirle, perché lei possa entrare meglio in relazione, è indispensabile che non abbia una postura chiusa, quindi non le gambe accavallate, non la mano davanti alla bocca, perché questo può significare che non vuole, no, non è disposta a parlare, ma una posizione anche, diciamo, accogliente dal punto di vista, no, della postura. No? Io non sono qui perché non è questo il mio ruolo. Io sono qui come, diciamo, ricercatrice sociale per diciamo, aiutare l'organizzazione diciamo, nel livello un pochino sopra, però è importante che ci siano tutti i livelli qui, perché l'organizzazione è unica e chi sta sopra, diciamo chi fa l'indagine, non può raccogliere il dato se chi fa il front office non capisce perché quel dato deve essere raccolto. Ok? Quindi è vero che io non sto rispondendo, però è importante che lei sia qua, perché stiamo cercando di capire, diciamo, più in generale come gestire questi dati che partono dall'esperienza diretta che lei ha, ok? Perché il suo lavoro possa essere più efficace, diciamo, però lo stiamo guardando da una prospettiva, diciamo, sociologica e non psicologica. Sono spiegata? Quindi è vero che io non ho risposto, lei è vero, ritornerà a casa senza aver arricchito quella cosa lì, però mi creda, è importante che lei è qui per questo motivo. E infatti ci siamo interrogati sulle schede, su che tipo di dato deve scrivere, e il tipo di dato che lei dovrà scrivere nella scheda non le serve subito per lavorare meglio con quell'utente, però alla lunga, se Caritas sa che dalla lettura delle schede emerge una cosa, magari farà formazione per tutti quelli che hanno rilevato quella cosa, non so se mi sono spiegata, ok? Esatto, quindi stiamo facendo una riflessione di secondo livello. Sì, però... Sì. Sì, però bisogna dire che praticamente quello che lei sta cercando, no? Come concretezza nell'aiuto di capire meglio come aiutare un'altra persona, sinceramente è solamente una conferma di quello che lei già sta facendo, perché lei col suo dato, il dato che noi raccogliamo, che buttiamo su una scheda, che viene alla fine viene valutato da degli operatori che leggono quel dato e sanno come aiutare quella persona. Esattamente, esattamente. Perciò tu già hai aiutato. Esattamente. Esattamente. No, sbaglio? Esattamente. Esattamente, sì. Ok, altre domande per essere sicuri di essere allineati? Perché capisco che può essere disorientante, perché io sono molto diverso. Ok, proviamo a fare un passaggio.
ci aggancia anche un po' più alla realtà. Allora, abbiamo capito che la cosa fondamentale è definire gli obiettivi, diciamo, no? Facciamo un'ipotesi. Immaginiamo che il nostro tema sia appunto povertà e adesso io faccio un discorso, diciamo così, per fare chiarezza, no? Per mettere ordine nei miei processi. Se vogliamo studiare la povertà, un concetto povertà, potrebbe essere concetto accoglienza, concetto aiuto, concetto speranza, un concetto, la nostra curiosità conoscitiva si muove su un tema iniziale, no? Un concetto. Immaginiamo che questo sia povertà. La prima cosa che siamo chiamati a fare per costruire quegli strumenti, no? Strumenti, è proprio quello di trasformare il concetto nelle sue diverse, cioè guardare il concetto di povertà nelle sue diverse proprietà. Che cosa vuol dire questo? Immaginiamo povertà, cominciamo a immaginare che cosa il concetto povertà, da che cosa il concetto povertà è composto. Questo ci serve per raccogliere già i dati, questo discorso che facciamo adesso. È bene, nel senso funzionale l'obiettivo che ci vogliamo. Allora c'è il concetto. La prima cosa che facciamo è analizziamo questo concetto povertà e identifichiamo, cerchiamo le sue proprietà, cioè il suo modo di manifestarsi. Com'è questa povertà? È una povertà, mi viene in mente così, una povertà che riguarda la famiglia, riguarda il lavoro, riguarda il cibo, ma è anche qualcosa che riguarda le relazioni. Qualcosa che riguarda la casa. Quindi lo operativizziamo, lo trasformiamo
occupato, disoccupato, occupato, che tipo di occupazione, che tipo di contratto, da quanto tempo, pensionato, cibo, se c'è un problema, no? Di approvvigionamento o di esigenze particolari. Relazioni, rete relazionale, a parenti, amici, vicini, e così via. Casa, ce l'ha, non ce l'ha, in che condizioni è la casa, quante stanze è la casa, se ha l'acqua calda, se è scaldata, o se è caldissima in estate, no? Queste sono proprio l'operativizzazione della proprietà che abbiamo identificato come legata al tema povertà. E così via, salute, come sta, così via, insomma. Quindi, questi tre passaggi. Da questi passaggi arriviamo a costruire le variabili, cioè le cose che ci interessano. Facciamo l'esempio di una cosa, che può essere il lavoro. Okay, faccio solo il lavoro, l'operativizzazione del concetto lavoro, che può essere occupato, disoccupato, occupato, tempo, da quanto tempo, contratto, anche il luogo mi può interessare, e così via, no? Per ciascuna di queste costruisco la variabile, che significa luogo, per esempio, nel comune o fuori dal comune. No? Cioè, costruisco, vado sempre più nello specifico per raccogliere il dato che mi interessa. E quindi la variabile che mi interessa analizzare. Mi interessa, certo, perché se è nel comune, se non ci arriva con il mezzo pubblico, il mezzo privato, no? Cioè, ha un significato. Ok. Allora, questo ce lo teniamo come metodologia. Lo mettiamo un attimino da parte. Facciamo ancora un altro passaggio su un'altra cosa. Questo ce lo teniamo. Per capire quali sono gli strumenti, dobbiamo avere chiaro una serie di cose. Questo è lo che facciamo. L'altra cosa importante è, in funzione degli obiettivi, dobbiamo sapere che i nostri casi, le nostre cose che andiamo a studiare, possono avere dimensione diversa. E questo ci serve, averlo chiaro. Cioè, noi possiamo studiare l'individuo, il singolo, quindi il caso che è fatto da ogni singolo individuo che viene allo sportello facendo l'ascolto Capitas. Possiamo studiare una dimensione, possiamo avere come singolo caso invece per esempio la singola diocesi o la singola parrocchia. Possiamo, appunto, diocesi fare un esempio come collettivo, va bene, possiamo avere come singolo caso, possiamo decidere invece di utilizzare la singola parrocchia, ok? Quindi le unità di misura sono diverse. Possiamo anche decidere di analizzare un evento, un particolare evento, diciamo, potrebbe essere nel caso di Caritas un evento post legato a un trauma, no? Cosa succede rispetto, per esempio, a un terremoto, no? L'evento, la risposta di Caritas al terremoto, per esempio. Possiamo anche decidere di studiare soltanto quello che Caritas dice della povertà. Quindi fare un'analisi dei documenti Caritas. Anche quello è un modo di fare analisi, di studiare qualcosa, no? Cioè, cosa ci serve per capire i diversi livelli, no? Quindi anche Caritas potrebbe, diciamo, appunto, avere attenzione al singolo caso, alla parrocchia, alla diocesi, ma anche prendersi un attimo